Ciao guardoni, lo sapevate che esiste la città dei nani? Io mi sono documentata, però prima voglio raccontarvi un'altra cosa. I Puffi nacquero nel 1958 dalla penna del fumettista belga Peyo. Così, un po' per caso, Peyo, ad una cena, preso da una momentanea amnesia, invece di chiedere la saliera, chiese il Puffo. Un anno dopo, nel 1959, arriva la prima serie televisiva, che consisteva nel muovere delle figurine di cartone su dei fondali disegnati. 4 anni dopo arrivano in Italia, nel 1963, sulla rivista TPT con il nome di Strunfi, nome che viene presto modificato perché è considerato troppo assonante a una parolaccia di uso comune. L'anno successivo il Corriere dei Piccoli pubblicò le loro storie dandogli il nome di Puffi. Nel 1981 arrivò poi la prima serie animata, dove ai 99 Puffi già esistenti se ne aggiungono altri 6. Grande Puffo, Puffetta, Nonno Puffo, Nonna Puffa e Baby Puffo. Nell'ultima serie animata mai andata in onda era stata divulgata la notizia che i Puffi non erano altro che un sogno di Gargamella. Poco tempo dopo però questa notizia fu bollata come bufala. E se io vi dicessi che la città dei nani esiste davvero? A Kunming, nella provincia dello Yunnan, nel sud della Cina, l'imprenditore cinese Cheng Mingjin ha deciso di creare un villaggio per le persone affette da nanismo, con lo scopo di far diventare la popolazione dei nani più prosperosa al mondo. Così nel 2009 ben 120 persone formano questa vera e propria città dei nani. È una comunità dove le persone alte non sono ammesse se non in visita e dove l'altezza massima consentita per risiedere è 1,30 m. La comunità di Kunming è autosufficiente e si sostiene con il lavoro di tutti. Ci sono cuochi, contadini, vigili del fuoco, forze dell'ordine, ma soprattutto operatori turistici. Eh sì, perché questi abitanti hanno avuto la brillante idea di costruire, di dare alla cittadina un aspetto fatato, costruendo appunto case a forma di fungo dove loro vivono realmente e indossando abiti fiabeschi. Ed è proprio grazie a questo che è diventata presto un'attrazione turistica, fornendo così lavoro alla maggior parte della popolazione. E con questo è tutto, io vi ricordo il nostro sito internet www.utalkers.it dove trovate tutti i nostri episodi. Se vi è piaciuto, come al solito, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!